Iniziamo la nostra lettura del libro del Salterio che ci deve accompagnare in questo periodo a riflettere sul messaggio di alcuni testi che sono stati oggetto della preghiera di Israele e vengono riletti anche nella tradizione cristiana. Per avere un'idea di quello che stiamo leggendo, il Salterio è una composizione di 150 salmi poetici scritti in diversi periodi della storia di Israele, a cominciare dal periodo del regno di Davide e di Salomone fino agli ultimi secoli prima di Gesù. Accompagna dunque la storia del popolo ebraico e accompagna anche il cammino spirituale di uomini e di donne, del popolo intero che vuole vivere fino in fondo l'incontro con Dio. Distinguiamo dei tre generi dei salmi gli inni, che sono un'acclamazione alla grandezza, all'opera di Dio. I ringraziamenti, che sono appunto un'elevazione del cuore dell'uomo, del popolo, per dire grazie ai doni che Dio ha fatto al popolo, e le suppliche, suppliche individuali o suppliche collettive. Insieme a questi tre fondamentali generi dei salmi, noi abbiamo anche altri generi minori che troviamo in questa ricca e straordinaria opera della Bibbia. Abbiamo scelto 10 salmi da commentare e con umiltà, leggendo questi salmi, facciamo anche l'applicazione per la nostra vita. Il primo salmo è il Salmo 6. Salmo 6 che si può intitolare Supplica alla misericordia di Dio. Questo salmo è il desiderio dell'uomo di essere sostenuto, perdonato, di essere capito, accompagnato dall'amore di Dio. Il salmo inizia proprio così: Signore, non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa, trema tutta la mia vita. E allora il grido di fronte a una persona che sta dicendo la sua situazione di sofferenza e di malattia e sente questa situazione di sofferenza e di malattia come una punizione. Talvolta questo accade anche a noi. Facciamo un processo di razionalizzazione quando abbiamo un problema, quando abbiamo una condizione di sofferenza, sentiamo quasi che non siamo in grado di rispondere, dare un senso, perché Dio forse ci punisce. Ma la Bibbia ci dice che Dio non punisce, educa, non è vendicativo, ma è come una mamma e un papà che fanno crescere le persone che fanno l'esperienza della sofferenza. E allora i primi due versetti, il versetto 2, 3 e 4 di questo salmo, ci dicono come l'uomo di fronte alla sofferenza ha bisogno della misericordia di Dio, cerca una risposta alla domanda del dolore. E allora il versetto 5 e 6 recita così: Ritorna, Signore, libera la mia vita, salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? E questa seconda parte del Salmo è un'implicazione, è una implorazione con tre verbi importanti, che scandiscono così la dinamica della salvezza. Ritorna, liberami, salvami. L'orante che vive l'esperienza della fede chiede a Dio che torni. E noi sappiamo che il verbo ritornare nella Bibbia indica un processo di conversione verso Dio. Liberami è un processo di liberazione, salvami è un processo di salvezza. Questo testo che parla della misericordia di Dio, chiede a Dio che l'anima non venga distrutta negli inferi, ma che venga fatta oggetto di misericordia. E la parola misericordia in ebraico si dice chesed, che indica la dinamica della tenerezza, della benevolenza di Dio. Ancora il Salmo recita così, ai versetti 7 e 11: Sono stremato dai miei lamenti. Notte e giorno inondo di pianto il mio giaciglio, bagni di lacrime il mio letto. I miei occhi nel dolore si consumano, invecchiano fra tante mie afflizioni. Via da me, voi tutti che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto, il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Egli
si vergognino e tremino molto tutti i miei nemici e tornino indietro e si vergognino all'istante. Il Salmo si chiude con l'esperienza del pianto, del dolore, della sofferenza, ma anche l'esperienza della fiducia. Chi ha fede in Dio sa che Dio non dimentica il dolore della gente. Chi ha fede in Dio sa che Dio ascolta, accoglie e assume con sé. E allora il Salmo 6 questa sera ci permette di cogliere la spiritualità dell'esodo del cuore. Perché se un esodo dobbiamo vivere oggi di fronte al dolore, alle sofferenze, ai problemi della gente, ai nostri problemi, è quello di capire che Dio non è avversario, ma Dio è alleato della nostra vita, che sceglie di starci accanto, che non ci abbandona. E questo è il messaggio di questo Salmo, dal dolore alla misericordia.